Camera di Commercio sta cercando di realizzare nel periodo natalizio, quindi è un po' ristretto come tempi, però è qualcosa che stiamo cercando a fatica di realizzare. Tenendo presente che adesso non c'è ancora il Consiglio, non si è insediato, probabilmente si insedierà forse verso marzo-aprile, questo però me lo stanno dicendo da un anno e mezzo, che verso marzo-aprile. Aspettiamo quest'altro marzo-aprile, vediamo se questa volta almeno rispettano i tempi. Noi come Camera di Commercio abbiamo emanato un bando che è scaduto il 7 dicembre, che era a favore delle associazioni onlus, degli istituti scolastici e per alcune iniziative che potevano essere di interesse per la provincia di Napoli e chiaramente per, anche per le aziende chiaramente di produzione, perché ovviamente la nostra missione principale è quella di provare a far avere una ricaduta positiva sulle aziende di produzione. Non le chiedo un bilancio della sua esperienza, anche perché tra pochi mesi si dovrebbe risolvere il problema della Giunta e subentrare alla Camera di Commercio una struttura, diciamo, istituzionale che superi questa fase del commissariamento. Ma ci sono partecipate della Camera di Commercio nei vari settori dell'industria, dell'economia, della regione? No, non più, perché da quando mi sono insediato abbiamo eliminato tutte le partecipazioni. Un bilancio su questa città che in questi giorni vediamo piena di turisti, con un'economia che apparentemente anche per il commercio e per la ripresa dell'economia spicciola sembra ripartire, però con le sue contraddizioni. Noi abbiamo visto che anche in Campania il PIL rispetto al resto dell'Italia ha un punto e mezzo superiore agli altri. Per quanto riguarda l'area ripresa, diciamo, economica, dobbiamo tenere presente che il turismo ovviamente è uno dei settori trainanti e che se tutte le istituzioni, come in effetti si sta già cercando di fare, e direi anche in modo positivo, incominciassero a collaborare, è più semplice che noi possiamo avere uno sviluppo economico più finalizzato. Tant'è vero, lei tenga presente che noi abbiamo in programma anche un progetto a livello nazionale dove andremo ad investire come Camera di Commercio di Napoli oltre 1 milione di euro sul cosiddetto PID, che sarebbe poi la programmazione digitale, che va incontro chiaramente a quanto già stabilito dal Ministro Calenda, che è l'industria 4.0. Tutto questo avverrà nell'arco di 3 anni, quindi investiremo oltre 1 milione di euro all'anno. Poi per quanto riguarda la possibilità che ci siano da parte dei giovani un'occupazione, noi non soltanto stiamo cavalcando, al di là di quello che si dice, le critiche che spesso si muovono, l'alternanza scuola-lavoro, perché riteniamo che sia veramente uno strumento interessante, non esaustivo, ma almeno voglio dire, e incominciano ai ragazzi ad avvicinarsi al lavoro, e ci sono anche talune aziende che grazie a questa esperienza poi hanno assunto dei ragazzi. La stessa industria che lei mi diceva che ha bisogno di giovani formati, cioè quindi gli ITS, questa nuova forma di formazione dove in qualche modo i giovani fanno un'esperienza di scuola lavoro che direttamente li immette nel mondo della produzione. L'ITS è un po' diverso, perché noi abbiamo partecipato e stiamo formando un'altra fondazione che nel settore della moda, dove siamo riusciti a mettere insieme, oltre al comune di Napoli, quello di Caserta e quello di Nola, anche 8 aziende produttive di rilevanza internazionale. E chiaramente la fondazione Mondragone, e chiaramente la Camera di Commercio, e questa fondazione il 21 vedrà la sua luce, in quanto ci sarà la stipula davanti al notaio. Senza dimenticare che già abbiamo un altro ITS come Camera di Commercio, che è quella della per quanto riguarda la navigazione, dove ci sono alcuni imprenditori chiaramente marittimi che già stanno assumendo da tempo
alcuni ragazzi che non riusciamo a formare. Noi ci occupiamo di aerospazio. L'ITS dell'aerospazio in Campania non c'è, c'è quello dei trasporti, mentre in Puglia c'è e anzi in questi giorni sia. In realtà la regione in questi giorni ha finanziato 8 nuovi ITS, tra cui quello dell'aerospazio. Sì, l'avremmo fatto con molto piacere, soltanto che per alcuni vincoli normativi si può far parte soltanto di un ITS. Quindi abbiamo dovuto scegliere e noi abbiamo scelto quello della moda, che in qualche modo si avvicina poi un po' a quello che è il mondo della Camera di Commercio, che è più vicino, diciamo, ai 280.000 imprenditori o aziende che sono iscritte presso questa Camera di Commercio. Non dimentichiamo, è la terza in Italia. Beh, possiamo dire che il progetto di eliminare questo istituto, che come qualche anno fa si parlava di ridimensionarne il peso, nella nostra città sarebbe una iattura. Io ritengo a livello nazionale possa essere una iattura. Chiaramente andrebbero rivisitate le varie mission, diciamo, delle Camere di Commercio, ma per fare tutto questo ci sarebbe bisogno anche di poter avere la possibilità di assumere dei nuovi giovani che abbiano chiaramente delle competenze diverse rispetto ai cosiddetti camerali, che ormai sono non certo obsoleti, ma che comunque arrivano quasi ai loro 60 anni e quindi diventa un po' difficile che possano adeguarsi alle nuove tecnologie.